appassionati di storia medievale, sono Cristian e in questo video vi parlerò della calata dell'imperatore Enrico VII di Lussemburgo in Italia nei primi anni del 300, una vicenda intrigante e appassionante che vide il coinvolgimento di Dante Alighieri. La storia inizia con l'elezione alla carica di re dei Romani di Enrico Conte di Lussemburgo nel 1308. Un'elezione che segna un momento di svolta, in quanto per la prima volta da decenni, precisamente dalla caduta della dinastia degli Hohenstaufen, un re dei Romani decide di interessarsi della situazione politica italiana. In particolar modo, il re dei Romani Enrico si interessa delle discordie civili che dilaniano i comuni italiani. L'imperatore, re dei Romani ancora, anche se ha ottenuto il sostegno pontificio di Papa Clemente V, spinto in tale direzione dal cardinale Niccolò da Prato, decide di intraprendere un viaggio in Italia per ottenere la corona italica prima e quella del Sacro Romano Impero successivamente a Roma. Il re dei Romani, prima di scendere in Italia, invia delle ambascerie presso le principali città dell'Italia, in cui appunto si vuole stringere dei rapporti con le autorità cittadine, soltanto che l'unica città che appunto non invierà delle ambascerie a Losanna, dove si trovava l'imperatore, è Firenze, in quanto non ha visto di buon occhio la decisione dell'imperatore di intromettersi su una questione che riguardava l'assedio che il comune di Firenze stava compiendo nella città acerrima nemica, Arezzo, la Ghibellina Arezzo. Dante, che aveva accolto con entusiasmo e con giubilo la decisione dell'imperatore di scendere in Italia per porre fine alle discordie civili, scrive una lettera indirizzata a tutte le potenze che governavano l'Italia in quel momento, i due re di Sicilia che si contendevano il trono appunto del Regno di Sicilia, l'Aragonese a Palermo e l'Angioino a Napoli, i senatori dell'Alma Urbe, i consoli che governavano le città del centro-nord, ma anche i principi feudali, come ad esempio i conti, i marchesi, i duchi, a sottomettersi all'autorità imperiale. Autorità che, secondo Dante, poteva amministrare la giustizia con perfetta equità. Autorità che poteva garantire un ordine e una convivenza civile, che quindi poteva porre fine alle discordie civili. Un imperatore che era l'unica autorità che poteva amministrare l'umanità, tutta l'umanità, la legge di Cesare che quindi veniva riconosciuta da Dio, direttamente da Dio. E qui appunto Dante che aveva sposato questa teoria dei due poteri, quello ecclesiastico e quello civile, che sono importanti ma differenti e interagiscono tra di loro ma sono separati. L'autorità ecclesiastica che quindi deve garantire la felicità dell'uomo nella vita eterna e l'autorità civile che quindi deve garantire la felicità dell'uomo nella vita terrena. E il paragone che fa tra questi due poteri e i soli, sono due soli. Quindi Dante non è che fosse diventato un ghibellino, anche qui bisogna tenerlo presente. Aveva sposato questa politica filo imperiale, però bisogna ricordare che questo imperatore, questo re dei Romani, aveva ottenuto il sostegno del Papa Clemente V e appunto poteva porre fine a queste discordie civili. Dante voleva ritornare in patria, era un esule, quindi appunto
ponendo fine alle discordie civili, sarebbe potuto ritornare in patria. Una volta che l'imperatore scende in Italia, ottiene la corona del Regno d'Italia, a Milano, il 6 gennaio 1311, tergiversa. Passa tanto tempo tra la primavera, marzo, aprile e l'autunno, l'inizio dell'autunno, settembre-ottobre del 1311, a cingere d'assedio alcune importanti città del nord, tra cui Cremona e soprattutto Brescia. E qui Dante ammonisce l'imperatore in quanto lo invita a scendere a Firenze, a non fermarsi, a non tergiversare in pianura padana, ma a scendere direttamente a Firenze. Dante però fino a quel momento non si era allontanato dall'imperatore. Anzi, poi l'imperatore, verso l'autunno, ad ottobre, in autunno inoltrato, decide di scendere giù per ottenere, a Roma, per ottenere la corona imperiale. Prima si reca a Genova e poi arriva a Pisa, la città più fedele dell'impero. Probabilmente Dante ha avuto modo anche di conoscere direttamente l'imperatore, però non siamo assolutamente certi. E una volta che l'imperatore scende a Pisa, si reca a Roma, dove ottiene sì la corona imperiale, ha sì il sostegno del Papa Clemente V, che si trova ad Avignone, però occorre ricordare che Roma era stata assediata, era stata presa, invasa dalle truppe del re di Napoli Roberto d'Angiò, dell'Angioino Roberto, che aveva avuto il sostegno del comune di Firenze, dei Guelfi Neri, degli avversari di Dante, quindi. Però, nonostante questo, nonostante Roberto d'Angiò avesse preso San Pietro, l'imperatore, il re dei Romani, imperatore Enrico VII, otterrà la corona imperiale in Laterano dal potente cardinale Niccolò da Prato. Quindi diventa ufficialmente e formalmente imperatore, verrà incoronato imperatore, decide di salire verso la Toscana. Forte anche della decisione, tra il 1312 e 1313, verso gli ultimi mesi della sua vita, di un'alleanza con gli aragonesi che assieme agli angioini si contendevano il trono del regno di Sicilia. Quindi l'imperatore Enrico VII sale in Toscana, però nel 1312, nel settembre del 1312, decide di compiere un'azione che non viene vista di buon occhio da Dante, ovvero cinge d'assedio Firenze. Qui Dante, ce lo riportano le fonti, si discosta un po'. Poi, fino a quel momento, sì, aveva sposato una politica filo imperiale, però da quel momento si discosta, si allontana, ecco, dall'imperatore. Imperatore che cinge d'assedio Firenze. Poi non si limiterà solo a cingere ad assedio Firenze, ma metterà ferro e fuoco la Toscana. Al sostegno del re Federico III di Sicilia, dell'aragonese Federico III, che assieme a Roberto si contendeva il titolo di re di Sicilia, il trono di Sicilia, come ho detto poc'anzi, però l'imperatore muore. Muore il 24 agosto del 1313 a Buon Convento, nei pressi di Siena, e appunto questa morte improvvisa, l'imperatore era malato da tempo, però secondo alcune tesi sarebbe stato avvelenato, però non abbiamo la certezza, muore e la sua morte stroncherà questo disegno imperiale di garantire, di porre fine alle lotte civili, e quindi di ristabilire un'autorità imperiale sulla penisola.
Spero che questa descrizione, questa storia vi sia interessata e arrivederci.